Paolo Conticini. Sono felicissima di ritrovarlo in teatro. Ci siamo visti 16 anni fa in Un americano a Parigi. Tanto cinema, tanta televisione. Canti, balli, sei un artista completo. Vacanze romane, ben trovato. Beh, sono contento dopo 16 anni di tornare qua e che mi rilasci un'altra intervista, insomma. Sono passati un po' di anni. Beh, sì, diversi, sì, sono cambiate tante cose, sono passati tanti spettacoli, tante fiction, tanto cinema. Hai accettato subito questo ruolo? Di corsa. Subito? Beh, sì, avevo avuto delle proposte per 4-5 spettacoli teatrali, però non ce n'era stato neppure uno che mi faceva battere il cuore veramente. Questo spettacolo l'avevo visto con Massimo Ghini 12 anni fa, con 11 anni fa, insomma, con Serena. 2004. Sei più preparata di me. E devo dire che ero là seduto in platea e sognavo di stare su quel palcoscenico, perché è una favola di 2 ore, io lo definisco un cerchio perfetto, perché ci sono delle canzoni meravigliose, recitato, delle cose da dire pazzesche, Garinei, una messa in scena pazzesca, e poi le musiche di Trovajoli, Cole Porter, insomma il sogno della vita mia, ballare, recitare e cantare in vacanze romane. E quindi appena Enrico Griselli mi ha detto: ma te la sentiresti di fare un musical insieme a Serena, Vacanze Romane? Ma mi prendi in giro, l'ho detto io. No, veramente, ho accettato di corsa. Insomma, mi hanno fatto fare dei provini, però insomma ho accettato immediatamente. Come sarà il tuo fotografo? Perché non è un principe il fotografo. Ricordiamo tutti il film con Gregory Peck. È un giornalista. Giornalista, sì. Fotografo era l'altro che faceva le foto con l'accendino. Esatto, che sarà in scena? Chi sarà in scena? Sì, chi lo farà? Lo farà Gianluca Bessi, che è bravissimo, fa appunto Otello, il mio migliore amico, mi darà una dimostrazione di amicizia pazzesca, perché rinuncerà allo scoop che potrebbe stravolgere la vita e stravolgerla anche a me, però per amicizia e per rispetto dell'amore io che provo per la principessa rinuncia al cambiamento di vita. Infatti in questo spettacolo sono sottolineati 3 principi: l'amore, l'amicizia e un'esaltazione di Roma, che è la rappresentazione dell'Italia. Che cosa significa Roma per Paolo Conticini? Beh, Roma per me significa tantissimo, perché è stato mi ha dato un cambiamento della mia vita, insomma è una mia seconda casa. Le mie radici sono di Pisa, però Roma mi ha dato un'opportunità di mettere altre radici, insomma, di scoprire un lavoro nuovo, insomma. Per ora mi sono affermato fino a questo momento in maniera, credo, per me soddisfacente, quindi devo dire grazie a Roma. Come si lavora con Serena? Ma Serena, guarda, io la definisco in un modo che lei si arrabbia, perché io dico: sei un soldatino tu. E lei si arrabbia. In senso positivo? Sì, certo, in senso positivo, perché lei arriva preparatissima, e è una studentessa perfetta. E poi che dire, cioè bellissima, brava, una mamma pazzesca. No, mi sono trovato veramente bene con lei. Ce ne fossero di compagni di lavoro così. Le canzoni sono vocalmente nelle tue corde? Sì, devo dire anche che questa è stata... Devo ringraziare Massimo Ghini, perché ora lo spiego perché. Era la stessa tonalità tua? Sì, avevano deciso di lasciare le musiche di Trovajoli, quindi alla stessa tonalità, e ho provato a cantarla con la tonalità di Massimo Ghini, che l'avevano scritta su Massimo Ghini, e devo dire che sono perfettamente in sintonia. Perché bisogna venire qui a Milano, all'Inner Chuck, a vedere Vacanze Romane? Soprattutto i milanesi, perché devono venire a vedere questo spettacolo? Beh, perché non è una fregatura. Poi in un periodo così critico dell'Italia c'è la possibilità di passare un paio d'ore e stare in una favola, ascoltare della bella musica, sognare e soprattutto di vedere un'Italia che un pochetto ci siamo dimenticati un po' che è così, che noi italiani siamo così. Quindi ci ricorda il musical Vacanze Romane, fa ricordare un po' gli anni 50, gli anni in cui c'era una voglia pazzesca di vivere, di essere italiani e di essere i maestri dei buoni principi, insomma, e di vivere soprattutto in una nazione che è la più bella del mondo. E tutto questo ci manca un pochino, no? Eh sì, però dobbiamo ricordare che siamo questo, quindi siamo, basta un attimo rispolverarci e
e vestirsi di tricolore. Paolo Conticini, grazie. Grazie a voi. Meravigliosa Serena Autieri, una vera principessa. Prima cosa che ho trovato. Prima cosa che ho trovato dell'armadio. Ti ho visto nel 2004, un'altra principessa, 12 anni fa. Cos'è cambiato da allora? Com'è la tua principessa? Ti ispiri a qualcuno? Ti ispiravi a qualcuno allora? Beh, per forza devo dire maturata, è cambiata, è invecchiata. No? Non è vero, guardatela, è uno spettacolo. No, è più donna sicuramente. E, ovviamente sai, i personaggi crescono un po' con te, cambiano anche insieme a te. Ed ero un personaggio che ho amato molto e che avevo il desiderio proprio di rimettere quei panni. E quindi più consapevole, più donna e la consapevolezza di voler cercare l'uomo della sua vita, perché lei è felice e anche se un po' chiusa in questo castello dorato, ma vuole conoscere la vita, vuole conoscere l'amore, quindi quale città più romantica per conoscere l'amore che è Roma. E che poi quando uscì questo film, Roma fu proprio Roma e la Vespa furono le vere protagoniste, certo, di questo film. Poi Audrey, ovviamente Audrey Hepburn vinse anche l'Oscar, il suo primo debutto cinematografico, insomma, che dire, un film amato e conosciuto in tutto il mondo, un cult assoluto. Nuova regia di Luigi Russo, cos'è cambiato rispetto a quella di Garinei? Sì, poi abbiamo le coreografie di Bill Goodson, i costumi di Silvia Frattolillo, Gianni 40 per le scenografie, insomma tantissimi nomi illustri. È sicuramente uno spettacolo molto più moderno, più grintoso, proprio grazie al corpo di ballo, questi fantastici ragazzi, 20 ballerini strepitosi, e le coreografie di Bill Goodson che sono incredibilmente belle. C'è l'avvento
l'evento, c'è stato poi l'evento appunto delle videoproiezioni, che ha dato proprio un tocco di grinta e di modernità a questo spettacolo, che comunque ripercorre gli anni 50, quell'Italia, quella Roma, quell'Italia così bella, così frizzante, così magica, che ha fatto sognare e che continua a far sognare, perché a noi tutte le sere ci fa sognare, vediamo la gente commossa che va via felice, più leggera, e in questo momento ci abbiamo bisogno, no? Un po' di leggerezza. Grace Kelly o Lady Diana? Io ti vedo molto Grace Kelly. Chiunque. Cioè, Audrey Hepburn, Grace Kelly, Lady Diana, insomma, mi va bene. Serena Otieri, diciamo che è lei. Sì, vengo da Napoli, da un quartiere, non vengo da nessun palazzo, nessun castello, ma mi piace poter vestire i panni di una principessa così bella, così regale, di un'icona proprio dell'eleganza, che appunto fu Audrey Hepburn. E quindi, non lo so, un po' Diana, un po' Lady Diana, un po' Grace Kelly. Lady Diana forse un pochino di più, proprio perché ci sono insieme la tristezza di questa donna e la gioia, la tristezza e la gioia in contrapposizione, no? Di doversi occupare di tante cose, ma nello stesso tempo di essere un po' chiusa in quel ruolo. Andiamo a vedere Vacanze Romane, perché hanno dato 5 minuti. Grazie Serena. Mi devo vestire, mi devo preparare, e il diadema, e i guanti. Devo andare. Bellissima, ciao. Grazie. Sua Altezza Reale, la Principessa Anna. Sono lieta di fare la vostra conoscenza. Il Margravio Guten Coburg. Guten Abend. Il Conte Olivier de la Roche, Madame de la Tour. Bonsoir, Monsieur le Comte, Madame. Sua Eminenza il Cardinal Bonacorsi. Il Commodoro Riccoboni della Fonte. Sono felice di rivederla. Voce, Altezza, voce. Sono felice di rivederla. È il momento di aprire le danze. Altezza Reale, posso avere quanto il privilegio? Desidera. Mi fido del vostro sano ed equilibrato buon senso. State tranquilla. Buonanotte, contessa. Sogni d'oro. Come potrei fare finta che dentro di me desiderio non c'è? Come potrei, se ogni estate un poeta cantò
Attenzione, attenzione, attenzione. Sveglia, sveglia. Grazie, contessa. Come detto, prego. Grazie, contessa. Chi non regge l'alcol dovrebbe bere solo acqua. Eh? Può sedersi, Drago? Ah, grazie. In mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura. Ma va? Che ci fai qui da sola? Ho smarrito la retta via. Ognuno sta solo sul cuore della terra trafitto da un raggio di sole. Ed è subito sera. Ah, sei pure corta, eh? Ubriaca, ma istruita. E comunque non è sera, è notte. E visto che è notte, perché te ne torni a casa? La mia casa non è qui. Lo credo. Sono felice, molto felice. Attenzione, beata te che sei felice. Dove abiti? Nel Vaticano. Ah, zona cara, quindi hai soldi. Non ne porto mai. Pessima abitudine. E quando devi comprare qualcosa, chi paga? Io non compro, mi regalano tutto. Domani rifiuterò un'auto sportiva. Hai capito? Ma posso accettare solo piante di olivo. Ah beh, certo, l'ulivo. Guarda, c'è un taxi, perché non lo prendi? Che bello, ma quello è un taxi. Non sono mai salita su un taxi. Ah no, e come ti sposti? Un autista. Ah, certo, un autista, sì. Taxi, taxi, taxi. Dai, che su, dai. Dammi il braccio. Senta, mi aiuti a caricare la macchina e la porti dove le dirà. Ah, io l'ubriachi non li porto. E poi dove? Nel Vaticano, prego. Hai capito, i mescoli? No, guardi, non faccia tanto la spinta. Signori, vieni, vieni qua, dove vai? Vedrai che strada facendo si ricorderà l'indirizzo. Ho detto, però. Guarda che tu hai il servizio pubblico. Oh, guarda che questo è taxi, mica il furgone da Croce Rossa. E appunto, tu hai il dovere di aiutarla. Ma non vedi che articolo? Prima la fai per me, facci comodi tu e poi la vorresti scaricare. No, 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 guarda che a me questa signorina non interessa proprio. E figurati a me. Oh, sai che faccio? Che fai? La porta al commissariato, magari gli interessa quel. Che commissariato? Subito commissariato. Via Margutta 51, sti indirizzo ti piace? Oh, mo sì, questo è l'indirizzo umano, andiamo! Dai, andiamo. Grazie, dottor Bannister. Ma chi è, dottor Bannister? Ma che ne so? Dai, apri lo sportello. Sono felice, molto felice. Ah, felice? Attenta alla testa. Sì. Ah. Un tipo d'aria? Dove? È a Piestino, dove? Prego, dove vai? Dove vai? Vieni qua, dai. Attenta allo scalino. Piano, eh? Cos'è questo, l'ascensore? No, questo è il mio appartamento, se non ti dispiace. Se non dispiace a lei. Mi gira tutto. Posso dormire qui? No, per favore, tu dormi là che qua ci dormo io. Non iniziamo, dai. Posso avere qualcosa per la notte, prego? Sì, sì. Guarda. Mettiti questo. E là c'è il bagno. Un pigiama, non una camicia da notte a fiorellini. E mi dispiace, non ne metto mai. Non... Sai, non mi donano. Posso averne un po' anche io? Di questo? Ma guardati un po', ne hai avuto abbastanza, no? Prego, venite a spogliare. Sì, sì. Girati. No, girati di qua, dai. No, su, su, dai. Su. Ah! Che strano, per la prima volta sono sola con un uomo, uno sconosciuto. Mi sto spogliando qui, mi sembra una situazione normalissima. E a lei? No, a me per niente, continua con le manine tue, dai. Senti, io vado fuori a fumarmi una sigaretta. Quando torno, quando torno, voglio trovarti a nanna con questo. Lei? Sì. Ha il mio permesso di ritirarsi, prego. Ma va! Tu guarda pure questa, me ne va capitare. Mi vedessi Otello. Signorina, attenzione perché sul rubinetto dell'acqua calda c'è scritto fredda, mentre su quello della fredda c'è scritto... No! Ecco, è troppo tardi. Che si è ascoltata? Sei gelida! È quello che te ci vuole. Sa che me ci vuole pure a me.